Notizia fresca, è notizia di questi giorni, la nuova emissione del BTP Italia. Parte proprio oggi, 14 novembre, l'emissione del bond anti-inflazione, pensato principalmente per i piccoli investitori privati. Il tasso definitivo, questo è stato spiegato in una nota del MEF, sarà stabilito con una successiva comunicazione all'apertura della quarta giornata di emissione, ossia nella giornata di giovedì 17 novembre. Dobbiamo capire quanti e quali sono i motivi per cui ci sarebbe da aspettarsi una buona risposta da parte dei risparmiatori. Intanto il Tesoro ha fissato all'1,6% il tasso cedolare reale annuo minimo garantito da questa nuova emissione, con godimento 22 novembre 2022, il titolo e scadenza 22 novembre 2028, come detto, è un BTP indicizzato al tasso di inflazione italiana, quindi praticamente pensato come protezione per gli investitori. Si parte oggi con la prima fase del collocamento, che è dedicata a risparmiatori individuali e affini, e poi si continuerà con la seconda fase, che partirà, come detto, giovedì 17 novembre per gli investitori istituzionali. Le domande più frequenti quali sono? In cosa consiste? Come verrà recepito dai consumatori? Se conviene o no? E allora io ho chiamato Andrea De Gaetano per cercare di rispondere a queste domande. Andrea, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti e grazie mille per l'invito. Allora, io ho dato praticamente, ho parlato di quelle che sono le caratteristiche generali di questa nuova emissione di BTP Italia. Intanto tu giustamente lo stavi studiando a tua volta in questi giorni. Cosa ne pensi? In cosa consiste? Lo lascio dire anche a te. Sì, allora a me devo dire l'emissione piace, come hai anticipato tu nell'introduzione. C'è una cedola reale minima garantita dell'1,60%, è una scommessa sull'inflazione, nel senso che all'1,60% viene sommato poi il tasso dell'inflazione semestre per semestre, e questo cosa vuol dire? Che il potere reale d'acquisto di chi detiene il BTP viene mantenuto all'1,60% anche in termini reali, quindi questo è un qualcosa di molto importante. Quello che mi piace è il fatto che la cedola dell'1,60% sia una cedola che rispetto a precedenti emissioni è stata aumentata, nel senso che il guadagno che si ha da questo tipo di BTP è fatto da due componenti. Una componente che si scarica sulla cedola, quindi è una cedola che viene attualizzata per il tasso di inflazione semestre per semestre, e una componente che viene scaricata sul prezzo e quindi mantiene il valore del capitale invariato. Quindi se c'è aumento dell'inflazione aumenta anche in quota capitale il valore del BTP, e nello stesso modo la cedola. Quindi il fatto che le precedenti emissioni avessero una cedola molto bassa faceva sì che in caso di inflazione in calo, ovviamente no, non ci fosse nemmeno quella garanzia minima di rendimento, e dall'altra parte, moltiplicando uno 0, per un tasso di inflazione, la cedola in termini assoluti rimaneva comunque abbastanza bassa, e questo a chi piace appunto avere un flusso cedolare, quindi un flusso di cassa, era un po', a mio avviso, un po' penalizzante. Detto questo, negli ultimi mesi, negli ultimi anni, di fatto l'inflazione, l'ultimo anno, l'inflazione sta salendo più di quello che più di quello che ci si aspettava, e quindi a mio avviso può avere senso una componente di inflation link da accoppiare, secondo me, anche al tasso fisso. Abbiamo visto l'ultima lettura dell'inflazione italiana all'11,9%, quindi molto, molto alta. Ho fatto due paragoni, sono andato a vedere sostanzialmente quanto rende un'altra emissione di BTP Italia, che era stata fatta a giugno, e in questo momento rende comunque il 9,28%, e il rendimento della nuova emissione, che è quella appunto che verrà collocata nei prossimi 4 giorni, 3 giorni per investitori retail e Sì. investitori istituzionali, dovrebbe attestarsi, considerando l'inflazione di questo momento, intorno al 9,20%, quindi molto molto alto come rendimento. Ovviamente l'incognita è qual è il futuro andamento dell'inflazione, ed è per questo che dico che può aver senso al tasso inflation linked abbinare anche dei tassi fissi.
in modo tale da essere sostanzialmente esposti in maniera corretta sia in caso di inflazione in salita sia Certo. Ecco, questo è molto importante. Peraltro, Andrea, l'altro approfondimento che poi tu me lo stavi già accennando, mi verrebbe da dire che questa emissione, confermami se è corretto o se invece smentiscimi se sto sbagliando, questa emissione arriva in un momento in cui la calma sembrerebbe essere tornata sui BTP e con lo spread che si è ridimensionato, insomma, no, rispetto ai giorni scorsi. Secondo te come verrà recepito dai consumatori questo nuovo BTP? Ma secondo me dovrebbe riscuotere interesse, se andiamo a vedere appunto la cosa che secondo me può avere senso fare è andare a vedere una scadenza 2028 tasso fisso, ho preso una scadenza con un tasso cedolare dicembre 2028, tasso cedolare 2,80%, in questo momento il rendimento a scadenza del bond a tasso fisso è del 3,24%, quindi è evidente che almeno per il primo anno c'è uno spread molto favorevole per l'inflation link. Poi ovviamente la scommessa e anche le previsioni sull'inflazione sono tutte previsioni che vedono un'inflazione in calo, per cui è probabile appunto che le maggiori soddisfazioni su questo titolo si abbiano più sul breve termine, quindi più sul prossimo anno, anno e mezzo, piuttosto che sugli anni successivi, anche perché con rialzo dei tassi e recessione in vista, quello che potrebbe succedere è il fatto che poi le aspettative dell'inflazione e l'inflazione caleranno e quindi anche i tassi su questo BTP caleranno. Come hai fatto giustamente notare, lo spread anche BTP Bund è appena sopra 200, quindi è nella parte bassa del trading range degli ultimi mesi, che è stata sostanzialmente tra 200 e 250 punti base. Ovviamente esponendosi a questo strumento si va anche a prendere, diciamo, il rischio credito Italia. Però in questa fase vediamo appunto, sembra che il mercato sia abbastanza, stia reagendo bene, quindi stia la volatilità e la percezione del rischio sul nostro paese siano abbastanza sì, sì, sì. Dall'altra parte, scusa, l'ultima cosa, prego. Negli ultimi mesi, l'abbiamo detto più volte, i rendimenti di tutti i titoli governativi sono saliti molto e quindi secondo me ci si va a collocare in una fase abbastanza interessante, proprio perché il sell-off c'è già stato, ecco, quindi anche a livello di timing può essere un buon momento per entrare. Altra cosa da dire prima di salutarti, Andrea, è che abbiamo detto appunto il titolo ha una durata di 6 anni. Chi acquista questo BTP e lo detiene fino alla scadenza avrà anche un premio fedeltà dell'8 per 1000. Esattamente, sì, questo è un ulteriore vantaggio che si ha appunto se si compra in collocamento e si tiene fino alla scadenza, quindi è un ulteriore vantaggio per chi lo acquista, quindi secondo me appunto ha senso valutarlo e ha senso allocare una parte del patrimonio anche su questo tipo di strumento. Grazie Andrea De Gaetano per averci aiutati a capire di più di questa nuova emissione importante in questo momento storico, in questo contesto macroeconomico. A presto, naturalmente invitiamo i nostri amici e chi ci segue a prendere contatto con te. Buona giornata. Grazie mille, buona giornata. Grazie, buona settimana. Grazie Andrea De Gaetano.